Vittoria importantissima della Amalfioroni di Ellera, 3 punti che valgono oro per i ragazzi di Caporali in ottica salvezza. Ellera che con questa sconfitta si allontana dal Terni FC. 12 sul cronometro e Campelli prova ad accendere la gara. Il suo mancino esce però debole fra le braccia di Mariangioli. Passano solo 2 minuti e la sblocca il Lama, traversone perfetto di Laurenzi che pesca in area Bartoccini, che anticipa i difensori dell'Ellera e da 2 passi batte un incolpevole Guerra per l'1-0 del Lama. È Bartoli a provarci al 20esimo ancora una volta, però attento Mariangioli che blocca con facilità la conclusione del terzino biancoceleste. Grandi proteste per i Lamarini al 30esimo, cross perfetto di Bartoccini per Simeone che viene strattonato in area. Nulla da segnalare però per Ciommei di Terni. Ellera che cerca a tutti i modi il gol del pari. È Fioretti al 35esimo a sfidare Mariangioli che in 2 tempi neutralizza il mancino del numero 10 di casa. Come narra la dura legge del gol, dopo tante azioni di marca corcianese è Lama a trovare la rete. Passano solo 60 secondi e Bartoccini spizza bene per Mariotti che da posizione defilata supera Guerra e porta bianconeri sul 2-0. Accorcia le distanze al 41esimo l'Ellera. Grande progressione di Bartoli che serve convinto. Palla perfetta per Rossi che da 2 passi ribadisce in rete per il 2-1 Ellera. Lama che va ad 1 passo dal 3-1, 2 minuti più tardi il tiro di Lignani sfila però di pochissimo a lato. Termina così la prima frazione di gioco, con le riprese e il montaggio di Roberto Ragni passiamo ai secondi 45 minuti, 10 minuti dall'inizio del secondo tempo e Lama trova di nuovo il secondo vantaggio, colpo da biliardo di Petricci che la mette all'angolino e supera Guerra per il 3-1 Lama. Protestano anche i padroni di casa al 21esimo quando Boldrini cade in area per un presunto fallo di Laurenzi. Ancora una volta Ciommei fa proseguire. Nel terzo dei 6 minuti di recupero accorcia le distanze l'Ellera. Gol da rapace d'area di Rossi che sancisce il 3-2 finale. Ma sicuramente abbiamo raccolto tanto, abbiamo fatto bene. Siamo venuti a giocare contro una squadra forte, quindi noi ci serviva come il pane. Penso che l'abbiamo meritata, l'abbiamo sofferta. Come prestazione ovviamente questa è una squadra che sia a campo, campo in condizioni accettabili, una squadra che ha qualità. Oggi abbiamo rivisto anche uno spirito di sacrificio, io faccio i complimenti ai ragazzi, è stata una settimana impegnativa e non abbiamo fatto niente, però questo è un passo importante anche perché diamo un segnale sia a noi stessi sia alle squadre che stanno laggiù con noi, che noi ci siamo vivi e graffiamo ancora.